e no, mi sono il computer perché ti inquadro. Ah, ok. Posso iniziare? Sì. Allora iniziamo. No. Solo un'altra cosa velocissimamente prima. Se qualcuno dovesse avere problemi con il QR code o con il link per fare delle domande, potete farle sul foglietto, noi poi le raccogliamo e facciamo. No, è vietato parlare. Però, diciamo, se qualcuno non vuole, ce ne può. Ero già pronta ad assumermi la colpa di un link non funzionante o un QR code completo male. La scuola cattolica ha fatto moltissimo sui miei sensi di colpa. Ci sta aiutando molto a fare il convegno e quindi stiamo anche un po' spiando. Cioè, se qualcuno avesse problemi con il QR code, può fare le domande, noi le faremo ai. Ok, quindi iniziamo con Tiziana Possemato, prego. Grazie, buongiorno e intanto ringrazio per l'invito, ringrazio soprattutto Lucia Sardo che ha voluto, che ha gradito la nostra presenza. E, io sono qui in rappresentanza di una comunità di biblioteche e di istituzioni, quella che chiamiamo la Share Family, che è una vasta comunità di biblioteche e istituzioni appunto che collaborano su diversi filoni di ricerca e anche di azioni molto concrete orientate al tema della transizione proposto ovviamente dalle nuove tecnologie del web. In questo elenco sono rappresentate alcune delle istituzioni del polo ShareVD, ma della community fa parte anche, fanno parte anche altri poli, per esempio le biblioteche universitarie del sud Italia con il progetto Share Catalog, la rete di biblioteche ecclesiastiche accademiche urbe con il progetto Parsifal, c'è un polo in costituzione, costituito ma che sta lavorando, di biblioteche nazionali con il progetto di pubblicazione delle bibliografie nazionali, c'è il PCC, Cubicat, insomma una comunità molto ampia. Brevemente, come può essere semplificato un flusso di lavorazione dei dati in un progetto della famiglia Share, con particolare riferimento alla parte che consideriamo un po' il cuore del flusso, che è quello della Entity Resolution, il Clusterization Tool, cioè quello che il meccanismo, gli algoritmi che a partire da dati strutturati, da record bibliografici o di authority derivano le entità. Questo è un po' appunto il cuore del progetto e le entità così create di varie tipologie vengono salvate, raccolte in quella che definiamo una cluster knowledge base. Ovviamente ancora diciamo il punto di partenza è il record tradizionale, il record MARC, sia authority che bibliografico, e ovviamente poi in questo flusso, proprio perché le istituzioni sono diverse, entrano anche altre tipologie di dati strutturati. Interessante però è vedere che appunto il record bibliografico ha una sua ricchezza informativa, esprime molte tipologie di entità, spesso sono nascoste, non sono ben espresse, ma le algoritmiche di analisi di questi dati servono proprio a identificare diversi profili, diverse tipologie di entità, tra cui appunto quelle dei relative ai soggetti, che vengono elaborate con meccanismi appunto di entificazione. E, qual è quindi la cosa che ci interessa qui? Ci interessa il punto di partenza, che è un po' la tradizione, ma l'evoluzione verso un concetto di il passaggio dalla catalogazione all'entity modeling, di cui ormai si parla già da un po', e che anche la normativa catalografica più aggiornata assorbe. Questo è un termine, l'entity boundary,
quindi il confine di un'entità, che è stato introdotto nell'official RDA Toolkit e dà proprio l'idea di questa evoluzione, di questo cambiamento, di questa centralità dell'entità rispetto al record bibliografico. E questo tipo di scelta, di focalizzazione sull'entità e non più sulla sua descrizione piatta, in qualche modo influenza anche le scelte catalografiche che vengono fatte. Definire il confine di un'entità significa, per esempio, capire quando è importante creare una nuova entità, una nuova opera, un nuovo agente, quanto invece quando è la stessa tipo di entità che ovviamente viene presentata magari in momenti e in modalità diverse. Definire i profili di un'entità non è una cosa assolutamente semplice. La stessa entità, questo è un caso banalissimo, il più tradizionale al quale siamo abituati noi catalogatori, ma definire il profilo di un'entità non è sempre appunto così scontato. Spesso per scelte catalografiche, per la diversità dei contesti in cui l'entità viene modellata, per altre condizioni. E ovviamente, come è facile immaginare, più l'entità è astratta, più i confini sono labili, più i confini sono fluidi. Dunque è difficile definire questo profilo. Avendo soltanto come esempio una persona specifica, di una persona io posso utilizzare e cercare, quindi anche come utente finale, tutta una serie di informazioni, quindi la data di nascita, il nome, le forme varianti, la data di morte, il luogo, eccetera, eccetera. Più andiamo nell'astrazione del concetto, più il problema ovviamente della definizione dei confini viene sentito. E molto spesso un concetto ha soltanto una definizione che poi può cambiare in contesti differenti. Qui vi riporto un esempio, viene fuori da una conversazione all'interno della Share Community con Mattias Frosterius, che è l'Information System Manager della National Library of Finland, parte della comunità, dove appunto un paese che ha una cultura linguistica anche diversa, non concentrata su una lingua ma su più lingue differenti, mi faceva proprio questo esempio della definizione di fiume, che sembra una definizione semplice da elaborare. Invece qui ci sono degli esempi. Innanzitutto la differenza tra il francese e l'inglese, quindi già in francese ci sono due termini diversi per indicare lo stesso concetto, che poi proprio lo stesso non è, ma soprattutto oltre alle sfumature semantiche che sono utilizzate appunto in differenti lingue, esistono degli usi locali, esistono delle convenzioni che sono anch'essi elementi culturali, appunto ne abbiamo appena parlato anche nel precedente intervento. Nella tradizione linguistica finlandese, per esempio, quando si nominano i fiumi, la convenzione è che i fiumi a nord di Gotalv, che è un fiume specifico in Svezia, siano chiamati Alv, i fiumi a sud siano chiamati A e infine i fiumi al di fuori della Scandinavia siano chiamati Flod. Quindi una complessità non assolutamente banale da risolvere. E ovviamente perché abbiamo bisogno di identificare gli oggetti, di identificare l'entità? Proprio perché l'entità, poi la stessa entità, seppur qualificata in modo diverso, viene utilizzata in contesti molto differenti. Abbiamo parlato di GLAM, abbiamo parlato di domini differenti, la stessa entità intesa come real world object, come cosa, può essere utilizzata in un archivio, in una biblioteca, in un museo e così via. E quindi è importante il concetto della identificazione ed è importante il concetto dell'interlinking, cioè quella proprietà che mi dice: guarda che questa cosa è presente anche in un altro database, anche in un'altra fonte, e la puoi trovare in questo modo. Tradizionalmente una delle proprietà utilizzate per definire questo interlinking, che è una appunto delle caratteristiche che il web semantico e linked open data devono avere, è l'utilizzo della proprietà AUSEMES. E questa proprietà, in realtà, che è una proprietà appunto tradizionalmente utilizzata per questi usi, serve proprio a dire:
sì, la stessa cosa la puoi trovare in modo diverso, ma è esattamente la stessa cosa. Questa proprietà in realtà è una proprietà molto impegnativa, perché affonda nel principio dell'indiscernibilità degli identici e ovviamente dell'identità degli indiscernibili, che assume che le entità che condividono le stesse proprietà siano esattamente identiche. Questa asserzione appunto è impegnativa, considerando soprattutto le proprietà riflessive, simmetriche e transitiva che il principio associa all'identità. Significa quindi che estese questi principi nel vasto web, queste proprietà possono condizionare tantissimo i meccanismi di reasoning e di inferenza che sono propri del web semantico. Il cosiddetto problema del semes è stato definito in questo modo, in realtà nasce prima del web semantico, appunto attiene all'ontologia, alla filosofia, e semplificativo di un certo tipo di identificazione e di correlazione dei concetti, non risolve tutte le problematicità. La comunità di Share, che è una comunità appunto di accademie, di biblioteche, di istituzioni, assorbe questo suggerimento alla prudenza nel trattare i soggetti, partendo appunto dall'assunto che molte tipologie di relazioni sono generate da tecniche di risoluzione dell'entità, in alcuni casi euristiche, quindi non proprio certe al 100%. Vi ho riportato qualche informazione sui numeri. La base dati di Share contiene circa 165 milioni di entità che sono state prodotte dall'elaborazione di circa 65 milioni di record bibliografici e circa 14 milioni di record di autority provenienti dalle diverse biblioteche. Nell'intero database solo 32 milioni circa sono le proprietà di tipo semes, e di questi milioni di entità ci sono circa 48 milioni di istanze, rappresentano le pubblicazioni, e di queste 7,5 milioni sono riferibili a materiale non testuale, quindi non abbiamo soltanto materiale testuale. I numeri ancora sono significativi, perché circa 12 milioni di cluster che hanno perlomeno una proprietà semes, di questi 12 milioni pochissimi sono di tipo soggetto, vedete qui, proprio per la consapevolezza della difficoltà di definire i contorni. Ma nonostante questa maggiore prudenza nel trattamento dell'entità, alcuni passi sono stati fatti, partendo dal modello di Share, che parte da BibFrame ed estende per avvicinarlo, per renderlo compatibile con IFLA LRM. Sostanzialmente è stato sviluppato un meccanismo di ereditarietà, per cui dalle istanze, ora vi faccio un caso specifico provando a correre per spiegarvi, immaginate, questa è la situazione più solita. Diverse biblioteche mandano la stessa diverse descrizioni della stessa entità, quindi della stessa pubblicazione. Alcune possono essere arricchite con soggetti, altre no. Utilizzando l'ontologia di Share e quindi il modellamento, sostanzialmente queste istanze vengono schiacciate e tutti i soggetti collegati alle istanze vengono spostati a livello del work, perché appunto parliamo di contenuto e quindi di work. Questo significa che anche le pubblicazioni, le istanze che originariamente non avevano una stringa di soggetti, ereditano automaticamente i soggetti provenienti da altre biblioteche, perché collegate al medesimo work. E questo ovviamente è visibile poi nel sito, dove si può consultare la cluster knowledge base, la base dati, e fare questa esplorazione dei soggetti. Ma l'ultima cosa che voglio farvi vedere è un altro passo che è stato fatto nel trattamento dei soggetti, dove appunto a livello di work possono essere collegati uno o più soggetti. Il soggetto è inteso qui come stringa di soggetto proveniente per lo più dalla Library of Congress, ma abbiamo visto
visto anche da altre realtà, dalla stringa di soggetto sono ricavati i concetti, che sono qualcosa in più del termine, sono i termini però entificati, quindi resi delle vere entità, e ovviamente sono di tipologie diverse questi concetti, e aiutano nell'esplorazione l'utente finale. Quindi abbiamo che da un'opera possono essere derivati attraverso le stringhe di soggetti diversi concept che sono a loro volta clusterizzati. Vado un po' veloce su questo, e viene assegnato un URI ad ogni concept. Questo significa che partendo da un sistema pre-coordinato realizziamo un sistema post-coordinato, e il sistema post-coordinato che in qualche modo collega altri sistemi tipo FAST, già citato, ma ci consente anche poi un interlinking più semplice con fonti come Wikidata. L'ultimo per chiudere, numeri, su circa 17 milioni di stringhe di soggetto clusterizzate sono stati derivati circa 6 milioni e mezzo di concetti, e ovviamente questo semplificherà la esplorazione da parte degli utenti offrendo molti più canali di ricerca. Scusate la corsa finalissima, ma volevo dire più cose, ma il tempo non ce lo consente. Comunque, mi avevano detto 15 minuti, però. Metteremo a disposizione tutte le slide, quindi non vi ci sarà possibilità di riprendere con calma. Grazie.